okay if you don't mind we can start but how many non-italian are here in the class how many one two three if you don't mind consider there is the, the translation if you don't mind uh, I would speak in Italian consider also that my English is so difficult to be understood <laughs> but uh, by Italian because it's a bad translation awful translation of Italian words with an awful italian accent so maybe also for you it's better to hear the translated that not my english right if you don't mind anyway if you want to interact with me ask question then you can do of course and i'm going to answer you directly in english okay you should have the translation right yeah you have okay consider that just three people if you don't mind eh? okay okay, okay. Um, che dite? Parliamo parlo, Forse parlo italiano, eh così un pochino ecco più se no siete voi a mettere poi magari qualcuno. Allora, 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 allora. ecco bene, bene buon mattino a tutti, ecco. Voi che vi siete alzati un Cicenin prima degli altri per essere qui, ecco, alle nove, Anche perché ieri giravo verso mezzanotte a Perugia pieno di gente così, no? Quindi ho detto: eh, chi ci sarà? Giustamente, infatti, cioè, la vita che ho detto ho spostato un pochino in là, ecco, sicuramente era più semplice farlo a luna di notte, a mezzanotte, che non a mattina di notte. No. Vabbè, allora che faccio io con voi? Che cosa vorrei fare? E innanzitutto mi presento, due parole, sono Andrea Rangone, sono il direttore di questo centro di ricerca che c'è al Politecnico di Milano, che si chiama Osservatori in mh, Digital Innovation, lo traduco, innovazione digitale, scherzo, ma eh, comunque c'è la traduzione dall'italiano all'inglese, giusto? Quindi devo stare attento. So, I later, I'm going to speak slowly then. Quindi, eh, sono i responsabile di questo centro di ricerca al Politecnico di Milano, che si chiama Osservatori Digital Innovation, in cui lavorano una settantina di persone, e cosa facciamo da 15 anni? Studiamo gli impatti di tutte le digital technologies sui mercati ehm, italiani. Uno di questi osservatori, ne abbiamo 30, a dire la verità, Internet of Things, social, cloud, e-commerce, mobile payment... Uno di questi osservatori... sì. Uno di questi osservatori è quello che vedete qui, da cui trago la presentazione. È un osservatorio focalizzato sul tema new media, digital media e new internet. Okay? Quindi io quello che faccio oggi, essenzialmente due obiettivi mi pongo. Il primo, sintetizzarvi quello che è successo al mercato dei media in Italia negli ultimi 6-7 anni. In particolar modo, poi mi focalizzerò su quello che è successo a quella componente più nuova dei media, cioè gli internet media, e chiuderò questa prima parte sottolineando l'incredibile perdita di ruolo delle media companies tradizionali, delle imprese media tradizionali in questo scenario. Poi, seconda parte della presentazione, invece provo... A condividere con voi un primo framework an ancora abbastanza mh, diciamo abbozzato in draft che ehm, abbiamo cercato di fare con i miei colleghi per identificare e classificare le diverse dimensioni della innovazione di business model eh, nel mondo media ok questo è un po' il duplice obiettivo che mi pongo allora wow sono veramente una chioma interessante eh. allora <ride> Cioè Vedersela così sai, uno non se le vede mai. Quando te la vedi così rimani veramente impressionato. Allora, eh, media trends in Italy. Eh, vediamo un po' che cosa è successo. Beh, Che cosa è successo? Più o meno lo sappiamo tutti. Ecco, questo è successo. Però vederlo nero su bianco a volte è un po' impressive. Perché? Negli ultimi sei anni, come vedete, il mercato overall complessivo dei media italiani quando parlo di overall intendo sia ricavi da advertising sia ricavi da paid content quindi vendita di contenuti pensate giornali riviste vendute in edicola ok quindi complessivo advertising e paid content bene questo è quello che è successo se andiamo a sintetizzarlo con questa grafica eh, il messaggio è molto chiaro ha perso complessivamente questo mercato 3,2 miliardi di euro, quindi è passato, vedete, da eh, circa 18,5 miliardi di euro a di fatto poco più di 15,5 miliardi di euro. 3,5 miliardi di euro bruciati, cioè in percentuale il 17%. Ma se andiamo a focalizzare l'attenzione solo sulla componente advertising, lasciamo stare i paid content, la situazione è ancora peggio. Perché, come vedete, il crollo è stato in termini percentuali del 25%, un quarto del mercato bruciato in sei anni, per un totale di 2,5 miliardi di euro. E il settore media in Italia è, in, utilizzando una parola forte, in subbuglio, in checkout. Vogliamo dare un benchmark internazionale, europeo, giusto per paragonarci ai nostri. La regione a cui apparteniamo è la nostra performance è assolutamente peggiore rispetto a quella europea, perché nello stesso periodo in realtà il mercato in media, il mercato advertising in Europa ha perso solo il 4-5%. Dovete prendere il paragone un po' eh, con le pinze perché a volte l'uniformità dei dati non è elevatissima, ma comunque l'ordine di grandezza è giusto. quindi la performance in Italia, il crollo del mercato advertising in Italia è stato ben peggiore rispetto a quello medio europeo. Andiamo a vedere adesso come si distribuisce questo mercato rispetto alle diverse tipologie di media. Ecco lo spaccato. Abbiamo principali evidenze. Tre, primo. Il peso del mondo televisivo ancora alto, oltre il 50%. E oltretutto, Luca, guardate, in crescita dal 51 al 54%. In, re, in realtà è essenzialmente crescita dovuta alla Pay TV. Perché poi vi faccio vedere cosa è successo al mondo advertising in televisione e non è cresciuto. Poi abbiamo il crollo dei printed media, della stampa, che passa dal 40 al 29%. Abbiamo una buona crescita del mondo internet che passa dal 5 al 14%, radio rimane stabile sul 2%. Ci focalizziamo solo sul mercato. Ah no, scusate. Se andiamo invece a guardare solo il mercato advertising, quindi lo spaccato di prima includeva l'advertising ma anche i paid content, i contenuti a pagamento. Se guardiamo solo il mondo advertising, che avete capito vale circa la metà del Rover Market, la situazione è simile con un po' di differenze. Abbiamo che la televisione effettivamente rimane con un peso importante, ma comunque diminuisce dal 53 al 47%. Crollo della stampa 31-18 e per quanto riguarda invece l'internet media, ottima performance dal 10 al 30%. Quindi attenti che la situazione del 2014 in Italia è una situazione in cui l'advertising su internet non è più una nicchia, è una fetta di un 30% ben superiore alla stampa, non così lontano dalla televisione. E se guardiamo i tre nei prossimi anni, uno cresce double digit internet, l'altro se va bene rimane costante o cresce di poco, in realtà il rischio che diminuisca ancora c'è, quindi le due, slide, le, due, le due fette si avvicineranno. Okay? Benchmark europeo. Alla fine, se guardiamo questa fotografia che fa il Media Mix sull'Europa 27, cosa notiamo? Che in Italia pesa molto di più. Scusate, è sempre solo advertising qua, eh? perché non c'è il benchmark europeo sul totale eh, mercato. Solo advertising. Televisione 47 contro 35. Da noi pesa molto meno la stampa, mentre pesa più o meno in maniera equivalente il mercato del, dell'internet, il mercato advertising internet advertising. Se volete una situazione in percentuale, facendo le debite differenze, con quella statunitense, no? in cui la televisione pesa un pochino di più e i print media un pochino di meno. K? Focalizziamoci ultimi due numeri, poi andiamo sulla parte business model innovation. Va no, comunque diciamo che possono correre. Allora, mh, mh, ci focalizziamo a questo punto sul il mercato internet media, quindi guardiamo solo la dinamica del mercato internet che è quello che indubbiamente è cresciuto di più. Come vedete è passato in sei anni da poco meno di un, euros, un, un miliardo di dollari a ehm, un po' sopra i due miliardi, quindi è duplicato, più che duplicato in questi sei anni. Un altro messaggio chiave che emerge è che però la componente paid è ancora molto piccola, quindi rimane questo un mondo in cui per i media è più facile guadagnare con advertising che non vendendo servizi premium, 5%. Ma adesso un'altra cosa che voglio un po' farvi vedere. Ah no, scusate, mi ero dimenticato di questo. Se andiamo a vedere... Le componenti più dinamiche di questo mercato, cioè quelle che sono cresciute di più in questi sei anni, sono quelle che conosciamo tutti e lo sapevamo tutti. È cresciuta molto bene la parte social advertising, la parte mobile advertising e la parte advertising on video. Questi sono i grandi driver di questo mondo. Se andiamo a fare un, uh, un paragone con anche qui alcuni numeri um, presi da. Europa 27, EU 27, abbiamo che la situazione, vedete, il peso, il peso che hanno queste componenti sul totale internet advertising è più o meno simile per quanto riguarda social e mobile, fra Italia e Europa. Invece, abbiamo sembra che abbiamo una componente di advertising on internet video parecchio inferiore rispetto alla media europea, probabilmente compensata da una componente di advertising on traditional television che è assolutamente più elevata come abbiamo visto prima, giusto? Guardate qua, questo invece è un altro messaggio, questo è un tema che mi sembra molto interessante. Allora, sono andato a vedere il peso. Il peso dei, ehm, delle media company tradizionali, televisive, st stampa cartacea, radiofonica, quindi le tradizionali, ecco, su questi ricavi, ripeto ricavi internet media, nel 2008 e nel 2014. Il messaggio che ne deriva è molto chiaro sono riuscite le media company non solo a perdere un sacco di soldini sui media tradizionali, ma anche a ridurre la propria share of market nell'unica componente di mercato in crescita, quella sull'internet, perché come vedete siamo passati da un 40% a un 25%. Okay? Allora, per chiudere questa prima parte dello scenario, un pochino diciamo così, ehm, triste se lo guardiamo nella prospettiva delle media compadi tradizionali. Ed è quella la prospettiva che adesso voglio adottare perché poi voglio parlarvi di innovazione. Allora, complessivamente come chiudiamo questi numeri? Negli ultimi sei anni, 2008-2014, il mercato dei media ha perso complessivamente 4,7 miliardi di euro, su un totale di 18,5, quindi un quarto, un quarto del proprio valore. Canali tradizionali, media tradizionali, stampa, televisione, radio, e in più le media company tradizionali hanno anche perso quota di mercato nell'unica componente mh, di questo mercato in forte crescita, cioè il mondo Internet Media. Okay? Questo purtroppo è lo scenario. Più o meno lo sappiamo, questi numeri strillano però molto forse di più che opinioni, riflessioni e analisi qualitative. Ecco, dimmi.

Final, eh, messaggio finale, non bisogno, urgenza di eh, innov innovazione dalla, se mi metto nella prospettiva delle aziende tradizionali, che provengono dal mondo tradizionale. Qui provo a, fare, a condividere con voi un framework iniziale, nessuna pretesa di essere esaustivo e completo. Che cosa fa questo framework che sto con i miei ricercatori mettendo un po' a punto? Cerca di identificare e classificare le diverse dimensioni della business model innovation mh, nella prospettiva di una media company tradizionale. Ok? Guardiamo insieme, nessuna pretesa di esaustività. Beh, innanzitutto abbiamo distinto fra due grandi categorie di innovazione. L'innovazione re connessa al core business di una media company che sarebbe la produzione e la delivery e la mh, distribuzione di contenuti di matrice giornalistica, innovazione nel core business. L'altra categoria è invece innovazione attraverso la diversificazione, cioè l'ingresso in nuovi business più o meno correlati al tradizionale digitali. Leggete classified, leggete e-commerce, leggete coupon e, e, e tutte queste cose. Okay? Bene, entriamo adesso nel merito della prima categoria, quindi innovazione nel core business, produzione di contenuti giornalistici. Qui abbiamo fatto un'altra distinzione fra innovazione nel revenue model, da una parte, e... Innovazione Invece nelle modalità di produrre e presentare contenuti. Okay? Con, con riferimento, con riferimento vado un pochino più veloce, però con riferimento alla innovazione nei revenue streams, abbiamo provato a identificare alcune dimensioni, diciamo, elementari di innovazione. Ecco, 10 minuti, ok, <ride> grazie. E, e qui le vedete, esempio, faccio qualche esempio abbiamo cercare di ottenere più ricavi dai paid content, i contenuti a pagamento, premium, che non siano semplicemente la versione digitale o per tablet del magazine, del, del giornale, della rivista, qualcosa di un pochino più originale. Un esempio che vi ho portato e l'ho portato perché poi è un panelist of the next session, è, è il cioè founder proprio di Blendel. Blendle, Blendle is a è una startup nata nel eh, 2014, quindi di fatto l'anno scorso, è oltretutto finanziata sia da New York Times e Axel Springer, che ehm, vende singoli articoli. Quindi, mh, cosa neanche troppo originale, lo no, vende singoli articoli, ecco, ma mh, il trend è molto positivo. Seconda dimensione: seconda, diciamo, revenue stream un po' più originale ricavare soldini dalla, da eh, contenuti sponsorizzati, eh, dal racconto magari anche intelligente, sapiente no, di storie legate a un brand, a una qualche azienda. Gli esempi ce ne sono tanti, qui mi piace considerare, ho preferito scegliere internazionali, no, giusto per non entrare nella logica in Italia, anche se esempi italiani ci sono. Ad esempio Refinery 29... È un'azienda nata nel 2010, finanziata da oltre 30 milioni di dollari da, eh, da venture capitalist. Che ehm, cosa fa? Eh, è focalizzata sul fashion. È focalizzato sul fashion e fa queste cose qua. Peccato che è entrata nelle top 10 aziende eh, fastest growing company in the, in the States, quindi che, che sono cresciute di più negli ultimi tre anni negli Stati Uniti. Quindi, eh, quindi con un tasso di crescita negli ultimi tre anni del cento. Poi abbiamo vendita interessante di value added service, di servizio a valore aggiunto su comunità verticali. Eh, L'esempio di Craftsy si, è simpatico, altra azienda nata nel 2010, eh, finanziata da 100 milioni di dollari da VC, che ehm, è una online community di persone interessate a tutte le attività legate alla casa, quindi gardening, eh, cooking, quindi cucina, giardinaggio. Ecco, cosa fanno loro? Eh, vendono... Consigli degli esperti, contenuti premium, un sacco di classes, lezioni, lezioni. Ecco. E anche questo ricavi in crescita molto forte. E poi abbiamo generazioni di Revenue Steam attraverso l'e-generation. Vendo profili di utenti segmentati. E come raccolgo i profili? Tipicamente attraverso, ad esempio, iscrizione a webinar, mh, download di white paper per cui mi devi lasciare i dati, ehm, subscription based content, quindi per accedere a alcuni contenuti mi devi dare i dati, eccetera. E qui un esempio, ce ne sono tante, il Content Market Institute, spesso sono esempi molto verticali che valorizzano evidentemente la specificità dei contenuti. Se andiamo dall'altra parte, abbiamo anche qui identificato i tre principali diciamo oggi forse trend nell'innovazione della produzione dei contenuti che sono eh, human content creation, automated the content creation e co-sourcing content creation. Eh, yeah, human, human significa che eh, io utilizzo una squadra, ad esempio, di giornalisti non per scrivere direttamente i loro testi, ma per selezionare i, gli articoli più interessanti già scritti da qualcun altro, dove li seleziono sulla base di criteri di rilevanza o di di soddisfacimento dei bisogni del target specifico a cui mi indirizzo. Questo è il termine human curation content, as you know. Quindi un esempio interessante era questo: Ozzy Media, perché? Perché a parte che è stato finanziato da circa 30 milioni, 25-30 milioni, e poi se non mi sbaglio, c'è anche dentro Access Springer, in questo caso, giusto? Sì, ci dovrebbe essere dentro sì. L'ultimo round l'ha finanziato Access Springer. Quindi più o meno lo stesso concetto: no, scusate, più o meno lo stesso concetto. E nell'automated content curation, qui la differenza è che la selezione dei contenuti viene fatta attraverso algoritmi, non più persone no, che smanettano, ma algoritmi opportunamente tarati. Ma l'obiettivo è lo stesso: selezionare in questo mondo di information overload, selezionare eh, quel, quel subset, quel sottoinsieme di articoli che sono, tra virgolette, i migliori, i più significativi, i più interessanti per la community di, di, di lettori a cui io mi rivolgo e poi abbiamo tutto il mondo in realtà molto ampio e diversificato del crowdsourcing sourcing content production, creation, dove diventa la massa a produrmi i contenuti, no? diventano gli users a produrre i contenuti pseudo giornalistici, no? eh, scusate, pseudo -giornal giornalisti, no? citizen journalist, tutti questi fenomeni che conoscete abbastanza bene. Qui vi ho messo l'esempio. Scusate, ho saltato gli esempi. Nell'automated content curation, un esempio fra tutti che conoscete strada bene è Fleetboard finanziato con oltre 150 milioni di dollari da VC e sapete perché molti sono utenti, nasce solo come app, solo adesso è interessante che solo nel 2015 diventa anche desktop, no? se no era solo una mobile app che selezionava. Invece qua nell'esempio del crowdsourcing content vi ho messo 90 minute. Un'altra startup finanziata da un po' di soldi, da un po' di venture capital, focalizzata sul calcio, in cui i produttori di contenuti sono i fan stessi, no? ecco, i tifosi stessi, alcuni dei quali hanno proprio rapporti di collaborazione costante col team. Eh. E chiudo, visto che ormai il mio tempo è scaduto, eh, con l'ultima dimensione. Allora, quello che abbiamo visto è l'innovazione relativa al core business, alla produzione di contenuti. E l'abbiamo eh, smembrata, suddivisa in innovazione nel revenue model e innovazione nel content creation and presentation. Adesso invece vi faccio qualche esempio, oltretutto molto noti, di innovazione da parte di media company attraverso la diversificazione entro i nuovi mercati. Esempio, lo stranoto ruolo che ha fatto questo questa incredibile media company norvegese che da piccola media company norvegese oggi è diventato uno dei player più interessanti con una capitalizzazione in borsa molto elevata perché hm, ha deciso ha sviluppato questa core competence nel classified e quindi ha sviluppato online classified of course quindi ha sviluppato online classified in poi in tutti i paesi in un buon numero di paesi europei in Italia è nota col brand subito.it poi abbiamo invece, ecco, Axel Springer sicuramente in Europa la numero uno, ha, ha creato un fondo di venture che da non anni, decenni no, investe un po' in tutto, ad esempio in advertising platforms. Zanox, eh, ancora oggi, la maggioranza di Zanox che conosciamo tutti è in mano ad Axel. Poi abbiamo mh, quindi un esempio qui ho preso, beh, potrei prenderti altri in Italia recessi in questo momento, a Trinity Mirror che mh, ha internalizzato, ha comprato una uh, Digital uh, Marketing Agency, quindi un'agenzia di digital marketing, quello che in questo momento sta facendo anche RCS con, il nuovo, con la nuova struttura che sta lanciando, e poi l'e-commerce, no? la, la media company che entra nel mondo dell'e-commerce. Qui l'esempio di News Corporation che ha comprato questo Hand-picked Collection, che è un luxury online shop appunto, dedicato ai prodotti un po' di lusso da poco, vediamo cosa succede. Allora, quindi è chiaro che qui stiamo parlando di un altro modo di innovare il modello di business, no? esco dal mio core business legato ai contenuti giornalistici, però sfrutto un insieme di asset come media company, l'asset dei miei brand, l'asset dei miei giornalisti, l'asset del traffico online e cerco di entrare in settori sempre digitali in qualche maniera correlati, chi più che meno... Correlati. Allora, mi fermo qui, è chiaro che il futuro di una media company tradizionale non può che passare attraverso qualunque o altre di queste innovazioni del co-business o la diversificazione, visto lo scenario miserrimo che vi ho fatto vedere da un punto di vista di numeri. Eh, abbiamo tempo per qualche interazione? See. Sì, abbiamo forse tre minuti. So, If there are any questions also in English. At the beginning, there were only Italian, so I started speaking Italian. So, sorry for the foreign guests here that, that entered the classroom uh, and hearing me speaking in, in in Italian. But at the beginning, there were really only, only, only Italian. So, if anyone want to raise a question, also directly in English, right? See? Si. Um, it seems that um, all the innovations in this Diversification of media companies is somehow related to uh, a shift towards commerce, business, the usage of data uh, in a, a commercial way uh, more than on an information and news oriented way. So I is yeah. the future only. Yeah got a question maybe we can connect another couple if there are and then I try to give short answer no there is no time so sorry about that so just this one yeah I think that <laughs> I got it so I think that uh, um, it depends on uh, how um, a media company considers itself it, it, if, if the media company considers itself as a bundle of traditional services uh, that are the production of journalists content of is a bundle of assets 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 competencies assets assets are brands assets are are journalists assets are the traffic generated by its uh, uh, traffic. So if the traditional media company consider itself as a bundle of core assets, core companies, then maybe mm, also entering in um, business like classified, like coupon, like advertising platform, like uh, e-commerce uh, can be considered uh, correlated. Not correlated to the traditional business, but correlated to the bundle of assets that the traditional media company were able to create over decades of activities. So it's a shift of 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 strategic strategic uh, uh, consideration of itself uh, not uh, not uh, stick to the traditional services but uh, um, understanding identifying and, and trying to get in value from uh, the core assets and competencies that were able to develop uh, even in the, the last decades thanks thanks, thanks.